Proseguiamo le recensioni dei primi film usciti nel 2022 con questa recensione di Acque tiepide di primavera, un film di Xiao Gang Gu, cinese. Sigla. Parlare della trama di questo film c'è bisogno di una introduzione sul titolo. In italiano il titolo è Acque tiepide di primavera, in cinese invece è totalmente diverso, ovvero Fu Chun San Yu Tu, che in inglese si traduce con Dwelling in the Fu Chun Mountains, questo è il titolo internazionale, e che a sua volta in italiano si traduce in più o meno casa, abitazione nelle montagne Fu Chun. Questi titoli coincidono con il titolo di un antichissimo e importante dipinto cinese del XIV secolo, appunto Fu Chun San Yu Tu, che è costruito su un enorme papiro ormai diviso in due pezzi che in totale misura 6 metri di lunghezza. E la trama del film si svolge proprio come un papiro cinese, quindi lo spettatore non la scopre tutta nelle due ore e mezza del film di seguito, ma ne scopre solo alcuni risvolti, perché la trama è come se si arrotolasse su se stessa, creando un intreccio molto complesso, molto particolare, ma che a me è piaciuto davvero davvero tanto. È un film lento, il primo film di questo regista Xiao Gang Gu, che è molto giovane fra l'altro, e nasconde il fatto di essere alla sua prima opera, perché la regia è spiazzante. Parliamo però un attimo di quella che è la trama. Allora, è un film corale che parla della vita di questa famiglia, la famiglia Yu, che ha come capostipite, diciamo membro più anziano, una vecchia signora di 70 anni che a un certo punto del film, all'inizio, ha un malore, si sente male, e quindi inizierà tutta la trama del film, no? Questa signora ha 4 figli, uno è un pescatore in difficoltà economiche, un altro è un proprietario del ristorante, un altro è un giocatore d'azzardo molto indebitato con un figlio con la sindrome di Down, e l'altro diciamo che è poco niente. Questa famiglia vive in un luogo e in un tempo incantato, non sappiamo l'epoca del film e il luogo, l'ambientazione, ovvero la Cina, più precisamente il distretto di Huangzhou, la città è, ci appare molto onirica, sognante, molto poco realistica, diciamo, nonostante il film abbia un realismo, diciamo, molto importante. È un fattore molto importante il realismo di questa pellicola, il suo mostrare le abitudini della vita cinese, mostrare gli usi e i costumi della cultura cinese. È un fatto molto bello quello che questi film mostrino come si vive semplicemente, senza fare dei tramoni esagerati. Questo film è lo spaccato della vita cinese, intrecciato con storie vere cinesi, storie di politica cinese, ma che si concentra su una famiglia, quindi sulle tragedie, sulle commedie umane che ci caratterizzano, e scopriremo con il placido passo, il lento passo della regia di Xiao Gang Gu, che tutti quelli che saranno i nostri pregiudizi all'interno della trama si riveleranno completamente infondati. Perché come il personaggio del giocatore d'azzardo ci può sembrare quello cattivo, diciamo, non sarà così. E quelli buoni non saranno per forza buoni. Questo Xiao Gang Gu, che comunque è giovane, ha delle influenze direttamente provenienti dalla New Wave taiwanese. Quindi pensiamo per esempio a Tsai Ming-liang, a Ou Xiao-xian, per esempio, e possiede una regia tutta sua, e questo mi fa molto piacere, che ci siano registi giovani che al loro primo film dimostrino già un talento così precoce, con degli attori fra l'altro non professionisti, in alcuni possiamo riscontrarlo, in altri meno, e che riesce a fare un film così bello, perché poi non è un film perfetto,
ai suoi difetti, ovvero una durata estesa fin troppo, 2 ore e 40 di film, secondo me si potevano tagliare anche, diciamo, mezz'oretta, però crea delle immagini spettacolari. Non è finita qui, perché avremo una seconda parte, quindi un sequel, diciamo, che per questi film non sarà proprio un sequel, sarà un'espansione più che altro della storia, che ci sta per un film così corale, così grosso, e non vedo l'ora di vederlo, perché questo film è davvero, davvero grande.